Grazie. Desidero innanzitutto esprimere due ringraziamenti. Il ringraziamento al professor Alberto Brambilla per avermi invitato a questo importante convegno, portando un contributo di come le nostre fondazioni, ma io in particolare parlerò del come la mia fondazione, la fondazione Cariplo, gestisce il proprio patrimonio, anche perché ci sono criteri, metodi che oggi stiamo un po' omogeneizzando all'interno del sistema delle fondazioni, anche sulla spinta della nostra associazione dell'ACRI, e spero che questo contributo possa essere utile a questo importante convegno. E desidero anche ringraziare il dottor Maurilio Portugal per i suoi preziosi spunti che beneficiano dell'ampio angolo visuale di cui egli gode, della sua posizione prestigiosa presso il Fondo Monetario Internazionale. Come oggi le nostre fondazioni gestiscono i loro patrimoni, soprattutto in una situazione come questa che ci vede nel pieno di una crisi dal punto di vista finanziario, una crisi di cui si dice stiamo uscendo, ma poi ci sono cadute ulteriori, ulteriormente pesanti. Il sistema delle nostre fondazioni ha dei vincoli che sono previsti dalla legge quadro delle fondazioni, si fa riferimento alla legge che ha istituito le fondazioni, che va sotto il nome del ministro dell'epoca Amato, ma questa è una legge che ha inventato le fondazioni e le società per azioni riferite alle casse di risparmio, alle banche dei monti, ma la legge che ha definito il quadro di riferimento, infatti noi la chiamiamo una legge quadro, è la legge che va sotto il nome di un altro ministro dell'epoca, il ministro Ciampi, dove si è detto che gli investimenti delle fondazioni devono rispondere ad alcuni criteri molto precisi, violando i quali gli amministratori delle fondazioni possono essere sanzionati dall'autorità di vigilanza, che per noi era il Ministero del Tesoro, oggi è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Investimenti non speculativi, investimenti diversificati, quindi non concentrati sul rischio, investimenti che consentono, siccome l'obiettivo, la finalità, la missione delle nostre fondazioni è quella di svolgere l'attività di erogazione nel sociale, no? Perché in fondo una fondazione è un patrimonio più o meno grande rispetto al valore che aveva la cassa, la banca di riferimento, quando siamo stati istituiti nel 1990, ma noi dobbiamo svolgere questa funzione, quindi giustamente la Ciampi dice dovete fare investimenti che consentono in un arco di medio-lungo periodo di assolvere a questa funzione, di avere risorse sufficienti per l'attività erogativa. E quindi nel investire i vostri patrimoni dovete perseguire questo obiettivo, dovete seguire regole, criteri, metodi che vi consentano nel tempo di garantire la non compromissione del patrimonio, perché è chiaro che compromettendo il patrimonio presto o tardi, più presto che tardi, la fondazione scompare, perché ho detto prima, una fondazione è un patrimonio che è investito dai mezzi per fare l'attività erogativa, quindi se si compromette il patrimonio la fondazione è destinata a scomparire venendo meno il suo patrimonio, e dovete non compromettere il patrimonio, a differenza delle fondazioni americane, le quali invece possono erogare anche il patrimonio, a noi è vietato. Qualora nel corso d'anno il nostro patrimonio presentasse una erogazione, noi dovremmo
bloccare l'erogazione, recuperare il valore iniziale del patrimonio e poi riprendere a svolgere l'erogazione. Naturalmente in questi anni che hanno avuto fino al 2008 i nostri patrimoni investiti hanno avuto dei rendimenti molto importanti, abbiamo garantito le erogazioni fissate dal nostro organo di indirizzo, che è l'organo che sovrintende alle fondazioni, che fissa questi criteri ai consigli di amministrazione, garantite le erogazioni, noi abbiamo fatto degli accantonamenti che oggi ci consentono di mantenere dei livelli di erogazione non molto lontani, o nel caso per esempio della mia fondazione, ci è stato indicato il criterio di non ridurre gli investimenti utilizzando questo fondo di stabilizzazione delle erogazioni che nel corso d'anno, in questi anni di vacche grasse, come insegna la Bibbia, e anni felici, abbiamo fortemente incrementato. La mia fondazione ha raggiunto fino a un livello di 500 milioni di euro in questo fondo che abbiamo cominciato a utilizzare nel 2008, nel 2009 le cose sono andate bene, non l'abbiamo più utilizzato, ormai siamo vicini al consuntivo, lo utilizzeremo nel 2010 e abbiamo nel bilancio preventivo una previsione di utilizzare questo fondo anche nel 2011. Fatto questo inquadramento, questa cornice di come noi siamo tenuti per legge, perché noi amministriamo pro tempore un patrimonio che non è nostro, è a ben guardare dei cittadini, delle popolazioni di riferimento, nel mio caso dei Lombardi più le due province piemontesi storicamente aggregate alla Cariplo, questi sono i veri padroni del nostro patrimonio, delle generazioni di donne e di uomini che avendo, o anche di risparmiatori, di clienti di questa grande cassa che era la Cassa dei Risparmi delle Province Lombarde, che hanno accumulato questo patrimonio importante. Dicevo, noi siamo tenuti ad adottare dei criteri, dei principi prudenziali di investimenti che siano non derogabili, che le fondazioni formalizzano attraverso atti deliberativi ufficiali da parte del cosiddetto organo di indirizzo, no? Gli organi delle fondazioni sono tre, organi di indirizzo, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, per noi questo organo si chiama, è il nome storico dell'organo di amministrazione della Cariplo, che è la Commissione Centrale di Beneficenza. Dicevo, siamo tenuti ad adottare delibere formali nelle quali questi criteri e questi principi vengono formalizzati. È chiaro che il regolamento, che è questo atto amministrativo, o delibere circa gli investimenti dei nostri patrimoni, vengono periodicamente riverificati, riaggiustati in rapporto agli andamenti che i nostri investimenti hanno, però con criteri che io vorrei qui indicarvi per dirvi subito che noi non siamo, come dire, un privato che ha l'avvisaglia di una crisi cambia i criteri di investimenti o in un periodo magari positivo rincorre la moda, rincorre la circostanza che le cose stanno andando meglio. Noi abbiamo, insisto su questo, abbiamo un criterio di medio-lungo periodo, grosso modo indicato in 10 anni, e quindi noi la gestione dei nostri patrimoni non deve seguire i periodi favorevoli sperando di lucrare ulteriormente su quello, o innervosirsi e agitarsi quando c'è un periodo non ovviamente attribuito a noi, ma attribuito al fatto che noi investiamo e quindi siamo soggetti a questi andamenti che i mercati, ho detto prima, fino al 2007 abbiamo avuto rendimenti che qualche volta, lo dico un po' scherzosamente, chiedevo al nostro responsabile delle strategie di investimenti, che è il dottor Francesco Lorenzetti, uomo
grande esperto, molto bravo, noi l'abbiamo lì da più di 10 anni, siamo ben contenti di averlo con noi. Qualche volta, proprio nel 2007, mi ricordo che una volta, valutando i rendimenti di un bilanciato gestito con i nostri gestori, ho detto: ma senta Lorenzetti, ma questo cosa fa? Questo ruba i soldi? Quanto mai? Questi, oh, abbiamo un rischio? No, dice, questo è l'abilità e anche favorito dagli andamenti di mercato. Devo correre perché sono un quarto d'ora e ho già consumato un terzo del mio periodo. Dicevo, noi abbiamo questi atti che fissano dei criteri, vorrei qui precisarveli. Primo, quello che ho detto prima, un orizzonte temporale di lungo periodo non meno di 10 anni, almeno decennale. Secondo, dobbiamo definire un benchmark il cui rendimento renda sostenibile in questo arco temporale di 10 anni l'obiettivo che finanziario, no? Nel caso cito la Fondazione Calibro perché è chiaro che ogni fondazione ha una sua autonomia, ma grosso modo, cioè, i criteri sono per tutti, poi ognuno a secondo di quanto rischio vuol prendere, di quante erogazioni vuol fare, della dimensione, noi abbiamo tutta una regione più 2 province, più eroghiamo anche fuori Italia, eroghiamo addirittura in programmi nei paesi in via di sviluppo. No? Per esempio la mia fondazione ha deciso, la Commissione Centrale di Beneficenza, per i primi 6 anni che noi avremmo dovuto perseguire un'erogazione del 2% anno, poi visto che gli andamenti erano molto buoni, questo criterio è stato riaggiustato e oggi noi siamo impegnati ad erogare il 2% annuo più le spese di gestione più la svalutazione inflazionistica del nostro patrimonio. Quindi questo benchmark deve rendere possibile perseguire questo obiettivo finanziario del 3% più queste spese, e il cui rischio consenta di provvedere alle predette erogazioni annue non intaccando, ve l'ho detto prima, il patrimonio, ma utilizzando, se del caso, il fondo di stabilizzazione delle erogazioni in presenza di crisi prolungate dei mercati finanziari, come sta accadendo dal 2008 ad oggi.